Nel comune di Teramo è iniziata la vaccinazione anti-Covid per i più fragili, per passare poi agli anziani tra i 75 e i 79 anni. Le prenotazioni si aggirano intorno alle 5.700 persone. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASL due grandi centri vaccinali, il Palas Capriano e la sala parrocchiale di San Nicolò a Tortino. Si prevede l'inoculazione di 700 dosi giornaliere di vaccino fino a completamento di queste categorie, con uno stop solo nella giornata di sabato. Abbiamo registrato una grande attesa, soprattutto la volontà, si respirava proprio una sorta di liberazione, il senso di liberazione dopo tante settimane di attesa dei cittadini che si erano iscritti, che si sono iscritti nei mesi scorsi sulla piattaforma regionale, e quindi assolutamente sensazioni positive. Abbiamo cercato, abbiamo cercato anche questa mattina di trasmettere quella fiducia. Oggi è fondamentale proseguire la campagna vaccinale con fiducia nelle istituzioni, nella scienza, fiducia appunto nei confronti delle scelte sanitarie che in questo momento devono essere assolutamente seguite, senza se e senza ma, perché l'accelerazione della campagna vaccinale costituisce veramente l'unica strada che abbiamo per l'uscita dalla pandemia. In questo momento, che è un momento decisivo, un momento di transizione nel quale, ed è l'altra cosa che abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, oltre il fatto del coinvolgimento strutturato appunto degli uffici comunali e dei sindaci, che si rispettino, anche questo è molto importante, oggi lo abbiamo avvertito, le priorità, che non venga messa in discussione la scala delle priorità, la priorità da affidare a chi ha più bisogno, a chi è più in difficoltà, le categorie fragili, a chi è più esposto, perché ogni qualvolta si va ad alterare la scala di priorità si rischia di far perdere credibilità alla campagna vaccinale. Non lo vogliamo, non ce lo possiamo permettere.